bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi, come potete ben vedere, siamo su Clash Royale. Ovviamente il profilo principale Xyuder YouTube, 4166 trofei e un po' di robe da fare. Ma oggi ragazzi volevo parlarvi di un deck che ho trovato e che sembra essere veramente, veramente molto efficace. È un Giant Cycle deck che, come vedete, costa solo 3.0 e al suo interno ha tre leggendarie: la Strega Notturna, il Mago Elettrico e il Minatore. Voglio farvi vedere come funziona questo deck in una sfida, ad esempio una sfida classica. Come vedete ragazzi, già due le vittorie entrambe fatte con questo deck. Ho detto proviamo a fare una registrazione, che è tanto che non la facciamo, vediamo come va. Allora andiamo dentro una sfida classica, abbiamo già trovato, vediamo come comportarci. Siamo contro Hyo dei Yo-ho-ho-ho-ho. Abbiamo già Strega Notturna e Gigante, aspettiamo un attimino, vediamo la sua mossa, agiamo di conseguenza. Lui gioca la fuorilegge, metto il Giant davanti, bene che comincia a subire i colpi della fuorilegge, e la Strega Notturna dietro può essermi d'aiuto. Aspettiamo ancora un attimo e poi giù con il Minatore, lo mettiamo sul suo stregone di fuoco, viene anche congelato, mi può anche andare bene. Miner che colpisce lo stregone di fuoco, lo tira via, e anche la Strega Notturna con i pipistrelli va a colpire il bocciatore, arriva sotto la torre e comincia a fare un bel po' di danni ragazzi. Guardate che male, guardate che male, noi siamo praticamente full mana. Lui mette di nuovo la fuorilegge, andiamo a deviarla con gli scheletrini, riesce purtroppo a tirare delle frecce veramente veramente azzeccate. Di nuovo giù con il Giant, dietro abbiamo la protezione del Mago Elettrico, abbiamo pronta anche la Poison, aspettiamo un attimino. Allora facciamo Mago, Streghino di Ghiaccio lì, Spirito del Ghiaccio e Strega Notturna. Il Giant è arrivato sotto la torre, peccato, viene spostato dal vortice, ma possiamo mandare avanti la strega con i pipistrelli che dovrebbero danneggiare pesantemente la torre. In questo momento ragazzi la tirano giù, la torre è andata giù, come vedete. Wow, io che non uso mai il Gigante riesco a trovarmi abbastanza bene con questo deck. Aspettiamo ancora un attimo, dovrebbe rigiocare la fuorilegge. Alla peggio apriamo con un Minatore per non sprecare mana e lo mettiamo lì davanti. A 10 di mana io vado dietro ancora con lo stregone elettrico, non ho assolutamente fretta, non ho assolutamente fretta, piuttosto gli metto davanti un Giant così proseguiamo il push. Sì, lo mettiamo adesso, mettiamo un Giant lì, lui non sa ancora che io ho la Poison, ma non ha ancora senso usarla, non veniamo colpiti da nessuna delle rocce lanciate dal bocciatore. Possiamo continuare a spingere un pochettino, bene che lui spreca addirittura, mettiamo il Mago Elettrico di là che dovrebbe riuscire a danneggiare un po' la fuorilegge. Il Miner, stiamo forse difendendo un po' troppo, Gigante ancora davanti ragazzi, sono solo 42 secondi che ci distanziano. Andiamo ad aprire con la Poison adesso, prepariamo un bel tronco, vediamo di continuare a danneggiare. Tronco tira giù la fuorilegge, andiamo con il nostro Mago d'Elettrico, riusciamo a mettere anche uno Spiritino del Ghiaccio che va a congelare tutte le sue truppe. 20 secondi alla fine, 3 bocciatori per lui, dobbiamo continuare a difenderci ragazzi, mettiamo un Giant, continuiamo la nostra estrema difesa. 12 secondi, questione solamente di protezione, 8 secondi alla fine, mettiamo anche uno Spirito del Ghiaccio ragazzi, e la prima partita la vinciamo ragazzi. Come vedete è andato tutto liscio come l'olio, questo deck si è rivelato veramente veramente molto efficace. Come posso riassumervi tutto il gameplay? Allora intanto andiamo a 3 vittorie, fantastico ragazzi. Gigante ovviamente è il nostro push principale, sappiamo bene che dobbiamo o giocarlo di fianco alla nostra torre o possiamo giocarlo come push appunto puro, dopo che ci siamo difesi ad esempio con il Mago Elettrico o con la Strega Notturna. Strega Notturna che va assolutamente sfruttata al massimo delle sue potenzialità, lasciandola evocare i suoi pipistrelli. Poison, come avete visto poco fa,
non è una carta da giocare per forza. Possiamo anche limitarci a tenerla per l'ultimo minuto di gioco, dove l'elisir è raddoppiato. Possiamo invece usarla qualora il nostro avversario giocasse delle orde. Spirito del ghiaccio, carta jolly, ragazzi, l'abbiamo giocata in diversi modi durante la partita. Stiamo solo attenti ai vari tronchi, perché vi ricordo non può essere zappato, almeno nel torneo, quindi possiamo giocarla anche più dietro come aiuto, ad esempio alla nostra torre principale o torri secondarie. Scheletrini, altra carta bonus, ci serve ad esempio per counterare gli Ogre Rider, per andare a dar fastidio ai cavalieri, a tante truppe che potrebbero farci male. Mago elettrico, l'attacco della distanza. Il Miner lo andiamo a giocare o davanti al Giant, se vogliamo fargli proteggere ancora un po' la salute, o lo giochiamo in difesa, volendo, se lui per caso sta giocando, come avete visto, una fuorilegge, o se per caso abbiamo 10 di mana e non sappiamo cosa fare. E il tronco, ragazzi, un'altra di quelle carte da usare con molta attenzione, o per spingere via le truppe o per tirare giù completamente tutte le varie orde che possano essere di scheletri o di goblin. Beh, ragazzi, io spero che questo video del nuovo deck Giant Cycle vi sia piaciuto. Fatemelo sapere se volete vedere qualcos'altro editato su Clash Royale. E io, ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito. Vi ricordo di mettere un bel like a questo video e iscrivervi al canale per non perdere nessuno streaming. Noi ci vediamo presto. Ciao!